In un'era in cui tutti hanno un'opinione per catturare la nostra attenzione, abbiamo qui con noi due artisti che sono riusciti a catturarla senza dire nessuna parola, almeno fino ad oggi. A Basement Cafe by Lavazza, i gemelli del prod, Maze e Night Skinny. Benvenuti a Basement Caffè con altri due. Bella, frate. Bella, dopo. La Ski. Come state? Bene. Te? Tutto bene. 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 Sei sempre sorridente. Voi vi ricordate la prima volta che vi siete incontrati? Guarda, io mi ricordo di Maze perché... Vabbè, io sono arrivato a Milano nel 2001. Intorno al 2006-2007 avevo questo studio al quinto piano in Piazza Napoli e lavoravo con Asher Cuno e degli amici di Pioltello del Maze, e mi ricordo che Cuno ti sta montando il parquet a casa, è vero o no? Sì. Eh? Sì, sì. E quindi comunque si parlava già di Maze, perché comunque Maze è in attività da molto prima di me, e in questi giorni stavo pensando, ma io come, quando è che ho conosciuto Maze? Quando è che mi sono accorto di Maze? Tra l'altro aveva un look totalmente diverso, capelli rasati, vestito tutto irlandese pazzo, e mi ricordo che avevo letto di te su una rivista che non era Elle, era una rivista tipo... Ma non sono così vecchio. No, no, però si parlava di Italian Job, che erano appunto Sciocca, Sciablo e dell'Eterio. E Don Joe. Don Joe, Don Joe, sì. E poi di Maze. C'era sta foto tua con un campionatore, mi ricordo. Può essere? Non mi ricordo. Okay. Comunque, sì. Primo ricordo. Sì. Primo ricordo di Skinny? No, appunto, non lo ricordo. Ci stavo pensando venendo qua, appunto. Ho detto, no, cioè, ci conosciamo da un botto, ma non mi ricordo. Però sicuro mi ricordo quando abbiamo fatto veramente ballotta insieme, che eravamo, siamo fatti una serata epocale a Ibiza insieme. Ne parliamo dopo, magari, dai. Dici? No. O non ne parliamo proprio? Meglio così, sì. Forse. Skinny, qual è la cosa più bella che ha fatto secondo te Maze? Fare un disco da produttore dopo che mi è andato forte, no? No, scherzo, no. Beh, comunque fare questo disco, perché ha mantenuto alto il valore, non so come dire, cioè, sono contento che è andato forte. Sì, è vero. Capisci? Perché adesso io devo andare forte come il disco di Maze, e Maze deve andare forte come il mio disco. Sì, mi ha dato un sacco di... Cioè, comunque, quando ho visto l'annuncio, non avevo sentito niente io, te lo può dire lui, non sono mai passato in studio da Simone. Però comunque c'era aspettativa, vedevo, però sai, comunque dopo un periodo, dopo la prima pandemia, comunque molti dischi sono andati male. Sì, i dischi brutti sono andati male. Ho capito, però vagliela a spiegare, comunque sono andati male. Qualche disco brutto è andato bene, anche, quindi non è... Col tempo. E poi vabbè, ha fatto tante cose belle. Banalmente, io le prime cose che ho ascoltato sue sono il disco di Chaos, Karma. Cioè, comunque c'è lì, per dirti, c'è un Maze, beatmaker, come... Cioè, se ti ascolti, come si chiamava? La Zona Morta. La Zona Morta, comunque. Già, cioè, comunque un beat col sample tagliato così, è una roba che io avrei voluto fare, ma non ero capace. Io l'ho scoperto veramente dopo, che l'avevi fatto... Molto dopo. La cosa più bella che ha fatto Skinny? Beh, ha fatto due album bomba, poi con Mattoni, ma io gliel'ho scritto infatti, che lui ha fatto la battutina, ma io gliel'ho scritto, no, cioè, ma... grazie che hai, no, comunque, no. Cioè, è andato così bene, ha fatto, cioè, che ha reso tipo possibile una nuova cosa, e quindi, cioè, come ha dato sicuramente molta più tipo carica anche a me di dire, ok, vedi che una roba, se la fai fatta bene, con una visione, funziona, anche se appunto è un mondo, è un genere musicale che chiaramente è dominato dall'ego e dall'essere frontman dei rapper, però un prodotto curato tipo dall'A alla Z alla perfezione, con una visione ben precisa, può funzionare. E quindi, cioè, secondo me lui ha riaperto la strada, esatto, a questo tipo di progetti. Per poi da ragazzino ovviamente c'era i dischi di Fritz the Cat, che sono, sì, stati seminali per quella roba lì. Fondamentali. Sciocca, capito? Sciocca. Però nel periodo moderno, sì, non, certo, non c'era stata una roba del genere. E
cioè, era tutto fatto così bene e ha fatto capire che bon, sta roba si può fare e quindi cioè, ha, per me ha aperto una strada ed è quello che gli ho scritto. Ma io ho fatto la battutina perché voglio che tu ne fai un altro, no? Cioè che voglio che questa cosa continui, eh. Cioè lui dobbiamo continuare a fare i dischi, poi ne faremo anche uno insieme magari. E quella è l'ultima domanda. Ah. Chi è la prima persona che ha sentito un vostro beat? Vuoi rispondere te? Forse Jack the Smoker. Ah, sì, siamo amici da sempre. Anzi, io ho iniziato a fare i beat quando ho visto che lui e gli altri ragazzi che erano in compagnia con noi iniziavano a rappare. A un certo punto ho detto, sai che c'è, io allora voglio fare i beat, produrvi tutti. Sì. Quindi sicuramente è stato Jack. O qualche mio malcapitato compagno di squadra. Per me è un po' più difficile. No. Per me è un po' più difficile in verità perché io comunque ci ho messo una cifra a fare il primo beat. Ah. Ci ho messo veramente tanto. Come perché mai? Comunque venivo da sto paesino che è Termoli, in Molise. Sono la prova che il Molise esiste. E avevo comprato sto campionatore, sto 9,50 a Bologna in una trasferta. Ma per attaccarlo e capire come funzionava ci ho messo anni. No, perché certo. Ci ho messo proprio anni perché comunque non c'erano i computer di adesso. Comunque c'era questo Atari che era sto sequenza, comunque banalmente collegare il MIDI in al MIDI out e viceversa è stato un disastro. Il primo beat faceva schifo, credè. Faceva proprio schifo perché era nel periodo che dove prendevi comunque i rullanti dei vinili, quindi comunque lo tagliavi con i numeretti, non era mai preciso, quindi c'era quella sorta di groove un po' tutto storto, non squantizzato ma storto. Certo. Comunque il mio amichetto del paese, Paolo. Ma con chi parlavi di rap a Termoli? Guarda, è incredibile, ma a Termoli c'è della gente mega sul pezzo, hanno fatto delle convention di writing, cioè a Termoli è passato Phase 2, Balkan, tutta una serie di... cioè il primo concerto degli Uomini di Mare l'hanno fatto a Termoli, puoi chiederlo a Fibra, è venuto Fritz con 9,50, cioè comunque avevo tutta una serie di amici, chi lavorava in comune, chi con l'assessore, bla bla bla, e che organizzavano comunque delle robe strafiche. Cioè io a Termoli ho conosciuto tutta la scena rap italiana, da che Tipici, Esa veniva in vacanza a Termoli e ti assicuro che erano degli, cioè, Luigi, cioè, incredibile, sì. Incredibile. E voi in che epoca avreste voluto avere 20 anni? Va bene quella dove ce li ho avuti io. Sì? Io anche, fra, io anche. Perché? Ma perché tanto in ogni periodo aveva i suoi pro e i suoi contro e soprattutto è troppo facile, tipo, col filtro del tempo dire wow avrei voluto avere sì forse avrei voluto avere 20 anni quando non lo so iniziava a avere cioè nel, durante il 68 quando veramente anche il mondo Jake stava cambiando quando iniziavano veramente a nascere le controculture il mondo dei giovani iniziava ad avere veramente una rilevanza avere 20 anni quando usciva Sgt. Pepper dei Beatles sì sicuramente è romantico come pensiero però poi alla fine ogni periodo storico ha le sue mega limitazioni, quindi cioè i suoi pro e i suoi contro, quindi forse romanticamente ti ho risposto così. No. Io sono ok con i miei 20 anni, voglio che Netskin sia un prodotto degli 80, ok? Cioè, lo chiederemo fra 20 anni a qualcun altro. 20 anni oggi non avreste voluto averli? No, oggi no, perché è tutto troppo veloce, cioè parlo musicalmente. Sì, sì. Io ho ascoltato dischi per mesi e mesi, sì, anch'io. Lo stesso disco, cioè adesso non so cosa fare prima, cioè mi sveglio la mattina che mi dicono hai visto la top 50, hai visto? No, io non ho neanche Spotify per artista sul telefono, chi mi conosce lo sa e tu credo che... per cui no, sono contento di lavorare con i 18enni e i 35enni adesso. Qual è un disco che avete ascoltato per mesi? Wu-Tang Forever. Per mesi? Sì, mesi. Ma mesi finché non l'ho avuto originale, che me l'ha portato il dentista di Termoli, che era andato in vacanza a New York e mi ha portato questo quadruplo LP. Ti ricordi che c'è Triumph, cioè ci sono dei pezzi incredibili. Calcola che io parlo male l'inglese adesso, quindi cioè, ai tempi non capivo niente. C'ero con questo mio amico e tentavo di farmi spiegare un po' lo slang di New York. E per me erano tutti fighi, anche se Method Man era molto più forte di Yo God, per me erano tutti stilosi. Io ho sempre sognato quel tipo di gruppo. Sì. Di essere tutti insieme vestiti bene, guardare film. Bene? Sì, no. Bene, benissimo. Dai. Io forse guardi, direi, It Was Written di Nas, perché è stato il primo CD americano che ho comprato. Bello. E l'ho ascoltato tipo total, cioè c'è la copertina consumata, beh, sì. CD non no, poi non so se non credo sia il mio disco preferito, però quello forse è quello che ho ascoltato per più tempo, perché comunque
non l'ho mai veramente messo da parte. Sì. Comunque io ero più Queensbridge, cioè sì. Wu-Tang ci volavo chiaramente. Vabbè, però io sentivo invece troppo la disparità tra quelli scarsi e quelli bravi. No, no, invece certo. Tutta la roba Nas, Mobb Deep, CNN, cioè proprio ci era. Beh, CNN vogliamo parlarne, ok. No, erano scarsi anche pure lì, dai, diciamo che dai. No, però boh, forse mi piacevano più. Però forse loro erano scarsi uguali, non c'erano gli sbalzi dei Wu. No, scarsi uguali. Cioè. Vai, chiudiamo con il CNN, Jurassic Park, poi torniamo a fare domande. Specie di veriforma si è estinta dal Cretaceo, lo capisci? È impossibile che si trovi qui. Ecco il discografico. Brutto figlio di puttana. Li possiamo anche bruciare il manuale sui sauri a sangue freddo. È completamente sbagliato. Questa è una creatura a sangue caldo. Non può vivere in una palude. Quanti metri avrà? Dico, 7, 8. Il brachiosauro 9. 9 metri. Era quello il discografico. Ci facciamo sì. Una fortuna con questo posto. Sì. Questo film l'hai mandato tu? Sì. Perché? Beh, è stato il primo film che ho visto al cinema. Comunque, calcola da Termoli, aveva un solo cinema, era il cinema della Parrocchia, quindi cioè, calcola che cioè, non c'erano le poltrone, c'erano le sedute quelle da. Quel legno che si apriva. No, tipo quelli da stadio, quando vai sugli spalti. Beh, è ancora un film che si mantiene fresco, no? Sì. Cioè, è stato forse, vabbè, il primo film che ho visto. Con chi l'hai visto? Con mia madre, sì. Mi accompagno con mia madre a vedere questo film. Che rapporto hai con tua mamma? Buono, buono. Con la mia famiglia in generale. E anche se comunque io vivo a Milano da 20 anni, ne ho 38, quindi sono molto. Cioè, ho un ottimo rapporto, ma non sono cioè, non è che li sento tutti i giorni, tutte le settimane. E loro quando i loro amici gli chiedono che lavoro fa Skinny, loro cosa rispondono? Ma adesso hanno un po' capito dopo Mattoni, perché se ne è parlato tantissimo. Okay. Comunque sono diventato una specie, non dico di divinità, ma comunque ho messo un po' Termoli sulla mappa, non so come dire. Sono passato da essere DJ ad avere uno studio di registrazione. Produttore ancora è una roba un po' difficile da spiegare. Spesso quando si parla di musica si parla di cose che funzionano. Una cosa che si dice sempre è che gli artisti, i produttori devono cercare di rimanere giovani, no? Di essere attuali, no? Con le cose che succedono. Rimanere attuali ed essere giovani non è il rischio di inseguire qualcosa e quando si insegue forse si perde sempre? Ma io, se posso dirti la mia, io penso che non si debba perdere la scintilla. Cioè, io ho ascoltato il disco suo e adesso perché c'è lui di fianco, vabbè. Nel senso, è un disco diversissimo dal mio. Lui, cioè, io e lui credo che dovremmo fare qualcosa assieme perché potrebbe uscire qualcosa di super Kanye Westiano, pazzo. Però vedi, quando fai un disco come il mio, adesso non è che mi voglio autocelebrare, però fai un disco come il mio come il suo, dove comunque non fai una compilation dove ti mandano delle strofe via internet e le metti su dei beat, ma fai dei dischi. Cioè, non so, secondo me non perdere la scintilla, essere a fuoco e determinati fa sì che il produttore rimanga fresco, capisci? Sì. Cioè comunque lavorare con tanti artisti in un disco è una roba che ti mette alla prova. È molto difficile. Cioè, lo sai quanti pezzi
mi hanno quittato a me, mi hanno, cioè immagino anche a lui, cioè comunque poi fai un pezzo, passano due mesi, l'artista diventa o più grande o gli va male delle cose o firma con un management, allora ti toglie la stoffa, vuole tornare a rifarlo, cioè comunque... È complicato. Io mi ricordo di Mace, io e lui ci beccavamo tipo fuori, che ne so, dalle mostre, o lui mi diceva sempre vorrei fare un disco, ti ricordi, mi dicevi sempre tu hai fatto pezzi, vorrei fare un disco, io dicevo sempre ma fai sto disco, no? Cioè sei sempre in studio pure tu per questo disco e alla fine comunque l'ha fatto e anche lui comunque ci ha messo in chiaro. Però è stato un bel parto, eh? È stato difficile? Sì, no, beh, effettivamente è difficile doverti rapportare con un milione di artisti diversi, ognuno con i suoi tempi e tu hai i tuoi tempi e i tuoi altri impegni, quindi cioè serve pazienza, serve un bel allineamento di pianeti. Però io cioè, sono d'accordissimo con quello che hai detto, la scintilla è tipo quello che dici, ok, ce l'ho, ho voglia di farlo, ho un'estetica, una visione, esatto, in mente, voglio perseguirla perché so che, cioè, come lo voglio fare io, lo posso fare solo io. Ma come si riesce a esprimere se stessi in un disco dove c'è così tanto... Io ho una mia tecnica per okay. dirti. Provo, rispondi pure tu. Come fai a esprimere te stesso? Quando poi devi condividere tutto quello che fai con altri artisti che comunque devono dire la loro, eccetera. A parte eccetera. Che tu puoi esprimere te stesso anche nella condivisione, quindi nel senso non è che ti esprimi solo in maniera solo da solo. Detto questo, innanzitutto io mi sono reso conto, cioè io parlo tantissimo con gli artisti che vengono in studio, chiacchieriamo per un botto prima di metterci a lavorare, quindi poi la tua personalità e quella dell'artista con cui stai lavorando si confrontano e nasce comunque tipo un qualcosa di nuovo, che è dall'unione. Quindi cioè dopo quando un artista si mette a scrivere qualcosa su una base che hai scelto tu perché già hai voluto incanalare un certo tipo di emotività, tu stai già incanalando un certo tipo di emotività nel beat che fai ascoltare l'artista. Perfetto. In più ci chiacchieri per ore e quindi quello che andrà a scrivere molto probabilmente sarà influenzato dai discorsi che vi siete fatti fino a un minuto prima. Quindi la tua personalità già un po' l'impronta, tu già la stai dando. Poi ovviamente quello che abbiamo fatto noi nei nostri dischi credo che si possa paragonare col lavoro che fa un regista. Sì. Il regista non recita, però è quello che ha la visione completa e magari si è fatto aiutare da una persona a fare la sceneggiatura, da uno fa la scenografia, ci sono gli attori che aiuta a volte recitare, c'è per dirigere di più, a volte lascia lo spazio. Io anche come lui ha detto una cosa giustissima, io quando si tratta di dischi miei e chiamo un artista in studio seleziono io le basi, eh. Magari ce ne ho sei per noise che possono andare bene, ma non è che apro la disc e faccio sentire tutte le basi, sennò c'è un casino e non se ne esce più, eh. Però appunto comunque cerco di indirizzarli, capisci? E quella è la tecnica che usi? Questa è la tecnica, okay. Appunto, cioè mi faccio tutte le cartelle per ogni artista e poi nel caso apro la sessione, molte volte cambiano del tutto, molte volte magari c'è l'unica cosa campionata è la che funziona, quello che suona tu fa schifo, quindi resta il beat solo col campione. Avevi mai capito di litigare con un artista in studio? Vabbè, sì. A me sì, ma sempre per scelte artistiche. Ok. E io sono uno molto... ero molto conflittuale prima, adesso mi sono dato una bella calmata, ho capito... Lui è molto più mite di me, si vede. Bello zen. Sì, bello zen. Però comunque io ho la mia visione. Molte volte ho cercato... Cioè, più che altro con Vedi Noise passiamo tanto tempo in studio, forse troppo, e a volte comunque abbiamo litigato per delle minchiate. Però poi siamo tornati sui nostri passi e insomma parliamo, insomma, cioè, c'è sempre del dialogo. Non sono uno di quelli che dice no, se non fai la cosa così butto il pezzo, che è una mentalità mega anni 90, ti assicuro che è successo negli altri dischi. Sentite raccontare anch'io, sì. Ti è capitato di litigare con qualcuno? No. No? No, mi sembra di no. Ma io non litigo mai con nessuno, che palle. Cioè... No, ma lui è uno sciamano, vorrei diventare come lui. Perché i vostri dischi da produttori hanno funzionato e molti altri no in Italia? Che risposta vi siete dati? Ma è un po' come ti dicevo prima, vuoi rispondere a te? Posso dire? Cioè perché, bro, cioè i nostri dischi sono dischi, non sono compilation. Cioè, guarda, credimi che comunque chiunque potrebbe acquistare le canzoni o ricevere strofe e mettere su dei beat. Cioè c'è una lavorazione dietro maniacale, cioè, ma banalmente sul il tempo che trascorri con ogni artista.
Cioè, io poi sono una persona mega ambiziosa, cerco sempre la perfezione, anche se poi delle cose sono un po' più grezze di altre. Io penso che noi abbiamo fatto proprio dei dischi, cioè il disco di Mace, cioè come il disco di Jamie Giles, il disco di Fibra, il disco di Marra, il disco di Gue, cioè il disco di Mace. Sì. Non è un mixtape, questo voglio dirti. E altri dischi non hanno funzionato, secondo me, perché non erano completi. Ok. Secondo me hanno, cioè, le cose hanno in comune sono, hanno una visione che è ben precisa e una personalità ben precisa. Io credo che siano questi poi gli ingredienti, oltre che appunto sono due dischi fatti bene di qualità. E, però appunto il fatto che in realtà non sei tu ad adattarti troppo agli artisti che chiami, ma sono un po' gli artisti che si adattano al tuo mondo quando vengono nel tuo disco, quando riesci, sì, a creare questo equilibrio. Magari pensano di fare una cosa che non farebbero nel loro, e allora anche lì scattano magari delle combo particolari, o comunque uno si lascia andare. Sai, comunque anche tanti artisti multiplatino a volte hanno l'esigenza di sfogarsi facendo un pezzo mega street o mega rap. Magari lo puoi fare facendo un bel disco, capisci? Cioè, non facendoli sfigurare, capito? Cioè, all'interno del disco puoi avere anche l'artista che magari ha fatto delle hit radiofoniche e lì comunque fa una roba un po' più street, capisci? Avere una visione. Sì, per me sì, è quello poi, in ultima analisi, la roba importante. E uno, cioè, quando ascolta un disco è giusto che uno abbia la percezione che quello che ascolta su questo disco lo può sentire solo su questo disco, capito? Sì. E il tuo album ha motivo di esistere, se... Ma per me in generale un artista ha senso di esistere solo se fa qualcosa che non potrebbe fare nessun altro se non lui, capito? Ovviamente non è che tutti possiamo inventarci dei generi musicali o inventarci... No, però è giusto. Però cioè, il tuo contributo deve essere, secondo me, unico. Quello, se tu fai una cosa che è già stata fatta o come la fanno gli altri, forse non ha molto senso il tuo posto. A volte però gli artisti questa cosa non sono in grado di riconoscerla, no? Spesso si fa musica, si è chiusi in studio, magari si è anche influenzati da cose che si sentono e non ci si rende conto che quello che si sta facendo fuori esiste già e non c'è una richiesta. No. Non è questione che non te ne rendi conto, è questione che magari non ti interessa. Ma infatti questa è una mia visione del tutto personale e non è sbagliato chi lo approccia in maniera diversa. Uh-huh. Questa è la mia ed è quella che fa sentire bene me e quella che fa venire voglia a me di creare... Quanto è merito di chi ti consiglia? No, la visione è la tua. La tua. È la tua. Sì. Devi stare attento. Sei solo. Sei tu che porti la tua visione a qualcuno. Sì. Cioè, io i dischi li faccio così, io li porto confezionati. Accetto consigli del mio manager, ma che il mio manager, prima di essere il mio manager, è il mio amico, è una persona con la quale ho fatto anche altre cose nella vita. È una persona completamente assuefatta dalla rap industria, dalla musica, sa tutto. Io non mi fido quasi di nessuno. Cioè, sono una persona che mi fido di me stesso, cioè la visione è mia, provo a condividerla e sono molto attento. Cioè, non farei mai lo stesso disco, ecco. Se foste costretti a fare il prossimo disco con un solo artista, con chi lo fareste? Italiano? Sì. Io con Venerus. Ah. Però dai, già più o meno. Sì. Facile, eh? Perché? Non era facile. Vai, più difficile allora. No, Venerus. Più difficile. Vabbè, zio, quello mi hai chiesto. No, devi dire Venerus, hai fatto bene, perché sicuramente lo faranno. Vabbè, ma poi già alla fine di base. Perché Venerus? Vabbè, cioè, è una roba, abbiamo veramente lo stesso gusto nella musica, ci siamo conosciuti, sembra che ci conosciamo da una vita, ma ci conosciamo da 3 anni, però è stato tipo instant click proprio. Vabbè, dinne anche subito... un altro, dai, fagliene dire due. Un altro artista? Beh, Marrakesh, sarebbe male. Sarebbe male. Vabbè, io posso averne due anch'io? Sì, vai, due. Io Luque e Gue Pequeno. Perché Luque? Allora, Luque, innanzitutto c'è molto feeling fra di noi, è una persona che al di fuori della musica è proprio un mio amico. Ho viaggiato con Luque, sono stato a Londra, sono stato a New York, sono stato in studio prima della pandemia, abbiamo fatto anche degli ascolti con dei producer mega forti newyorkesi, se passa a Milano viene in studio, ascoltiamo musica, proviamo a fare i beat, mi manda dei mumble rap per le melodie e a livello umano c'è proprio un bel feeling. Quello che abbiamo fatto è sempre stato figo,
Spero di continuare a performare con lui e cioè, poi amo la sua musica. Poi tutto quello che abbiamo fatto appunto nei miei dischi è sempre abbastanza diverso da quello che lui fa nei suoi, quindi c'è feeling. Perché Gue? Gue è il mio rapper preferito. La persona con la... cioè, se tutti gli artisti fossero come Gue Pequeno, io e Messi faremmo 3 dischi all'anno. Forse tre, quattro. O tre, mi sbaglio? Cioè, Gue, comunque Gue tu mandi, viene, sceglie il beat, glielo mandi, e magari il 2 dicembre, e ti dice che il 17 dicembre alle 14 ti manda il pezzo. Il 17 dicembre alle 14:01 c'è l'email. Non fotti, non fotti. Cioè, se tutti fossimo come Gue Pequeno, sarebbe un mondo migliore. Vai, mando il prossimo film, poi ti voglio chiedere una domanda un po' scoop. Oh, ok. Tutto è più complicato di quanto pensi. Tu vedi solo un decimo di quello che è vero. Ci sono 1 milione di piccoli fili invisibili legati a ognuna delle scelte che fai. Puoi distruggere la tua vita ogni volta che scegli, ma non capire dove hai sbagliato per 20 anni. Oppure non arrivare mai all'origine del tuo errore. E hai un'unica possibilità di giocartela. Prova a pensare, per esempio, al tuo divorzio. E dicono che il destino non esiste. Sì che esiste, è quello che crei tu. E anche se il mondo va avanti per millenni e millenni, tu sei qui solo per una frazione di secondo. Passi molto più tempo a essere morto o non ancora nato. Ma quando sei vivo, aspetti invano, sprecando anni. Una telefonata, o una lettera, o lo sguardo di qualcuno, o qualcosa che metta tutto a posto e non arriva mai. O sembra che arrivi, però non è così. E tu passi il tuo tempo in un vago rimpianto, o nella vana speranza che qualcosa di buono stia per arrivare. Qualcosa che ti fa sentire connesso, qualcosa che ti fa sentire completo, qualcosa che ti fa sentire amato. Ma la verità è che io mi sento arrabbiato. La verità è che io mi sento talmente triste. La verità è che mi sono sentito così ferito per così tanto tempo e che per tanto tempo ho fatto finta di stare bene solo per andare avanti, solo per... Non lo so perché. Forse perché a nessuno va di ascoltare le mie sofferenze, visto che tutti hanno già le loro. Vaffanculo a tutti. Amen. Amen. Partiamo con lo scoop e poi ti faccio una domanda. C'è stato un momento in cui tutti abbiamo creduto che sarebbe uscito un disco di Noyz e Luché. Sì. Eravamo a New York. Che è successo? Non è successo niente, bro. I pezzi più belli me li sono tenuti io. Che dire? Ci abbiamo creduto però, ci hai creduto anche tu? Continua a crederci. Quanto ci siamo andati vicini? Sei andato vicino, siete andati... Sì, vabbè, eravamo a New York in studio, a Brooklyn, tutto fantastico. Uno registrava in una sala, uno in un altro. Io comunque ero lì con il mio computerino. Cioè, mangiavamo, cenavamo in studio. C'è feeling anche fra di loro, eh? Ci siamo andati vicini, ma non è ancora il momento. Speriamo che arrivi presto il momento. Tradotto, quello che dice è: a nessuno frega un cazzo di ascoltarmi, no? Sono anni che sei nel gioco, anni che produci. C'è stato un momento in cui ti sei sentito così? Che a nessuno fregava un cazzo di ascoltare la tua roba? No, grazie a Dio no, perché da quando ho iniziato cioè, ho avuto da subito dei responsi, dei feedback positivi, anche da gente grande, appunto, cioè Bassi Maestro, Fritz the Cat, che per me sono stati proprio 2 mentori. Cioè, già dalle prime robe che hanno ascoltato mie, mi hanno detto guarda che spacchi, continua a farlo. Quindi, quella, cioè, a livello musicale, no, sempre, fortunatamente ho sempre avuto qualcuno che mi spingeva, cioè, mi ha fatto capire il mio valore sì. In quella cosa, che ci ero portato, capito? Quindi, ed è una cosa che poi io cerco sempre di fare quando becco i giovani, che secondo me ce l'hanno, di talento. Mi piace fare lo stesso che hanno fatto con me, perché a volte basta una persona un po' più esperta, un po' più in alto di te, che ti dice guarda che sei bravo, sei forte, continua a farlo. C'è stato un momento in cui... Beato te. chiedo. C'è stato un momento in cui hai pensato che nessuno fregava un cazzo della tua roba? Sì. Di che anni parliamo? Del 2014 con Zero Kills.
Sì? Sì, sì. Incredibile. Quel disco lì mi ha fatto male. Mi ha fatto sì? male perché comunque vabbè, l'industria comunque ha... non so come dire, stava attraversando un momento di... Cioè non era come adesso, capisci? Non c'era forse spazio per un prodotto tipo un disco di un producer. È un disco che ha venduto molto poco. Probabilmente se dovessi ristamparlo oggi venderebbe 5 volte tanto. E lì ho attraversato un brutto momento e fino al 2016 non ho fatto musica. Quindi sono stato veramente... ho cambiato studio. Avevo lo studio che era di Bassi prima, sì. Fortezza, ti ricordi? L'ho lasciato perché non volevo più stare sottoterra. E quindi sono stato senza studio e mi ricordo che Johnny Marsidia, un mio grande amico, veniva a casa e mi diceva vabbè, ma qua tocca fa musica, che stai facendo? Cioè, sì, stai cercando lo studio. Andavamo in giro a vedere questi spazi. Poi appena ho ripreso lo studio nuovo, ho conosciuto Ercomi, mi è ripartita la fotta e ho riniziato. Però diciamo 2014-2016, tragedia. E questo è il momento migliore della tua vita? Sì, sì, sì. Questo o qualche questo, anno prima? Questo. Ok. Questo giorno, oggi proprio il momento migliore della mia vita. Sì, sì. Perché riesco ancora comunque a emozionarmi, andare in studio, a fare una base al giorno. Ho incontrato una donna che amo. Banalmente a 38 anni mi si sono aperte delle porte che cioè, prima erano chiuse. Posso permettermi di fare quello che voglio, di fare un disco come voglio io. Ho dimostrato comunque alla discografica che si possono fidare, di persone come noi. Sì. Chi l'avrebbe detto? No, ok, esatto, chi l'avrebbe detto? Però comunque ho sviluppato anche una sensibilità per la quale se prima ero un guerrafondaio, adesso comunque ascolto gli altri, se faccio della musica la metto sul piatto, l'ascolto anche, mi faccio consigliare, cosa che è zero rap, te l'assicuro, la mentalità degli anni 90, addirittura... Te la voleva confermare lui, cioè la gente nascondeva i sample dai vinili piuttosto che il rullante che avevano usato nei pezzi. Questo per dirti che sì, è sicuramente il miglior momento. Sono contento. Sì. Che periodo è stato la creazione del disco? Difficile? Sì, di brutto. Però non ci hai messo tanto, eh. Ma da quando cioè, mi ci sono concentrato, diciamo che le prime robe. Si sarà sparso in un paio d'anni, forse, un paio d'anni sì, abbondanti. Però quanto, cioè, poi messo a, cioè, in quanto tempo le chiuso? Cioè, io vedevo sempre queste storie tue senza audio e le riguardavo 100 volte. Dicevo, ah, cazzo, in studio con chissà che stanno facendo. Che io sono una persona curiosa e comunque certo. La roba tua l'ho sempre seguita. Quanto ci hai messo? Ma secondo me un paio d'anni, poi on and off, non ho fatto solo quello per 2 anni, capito? Nel frattempo ho fatto no, un sacco certo, di altre robe, certo. Ho fatto il disco di Venerus, ho fatto il disco di Gali, e produzioni varie sparse e tutto. E quindi, però è stato un periodo intenso perché comunque mi sono sovraccaricato di robe da fare oltre il mio disco, capito? E quindi comunque ero, per carità, è quello che mi piace fare nella vita, ma non è l'unica cosa che mi piace fare nella vita, quindi forse ho veramente lavorato troppo in questo periodo. E poi, cioè, quando stai facendo un disco sei così coinvolto emotivamente perché è il tuo, quindi magari quando ti capita che una roba non venga come vuoi tu o ti capita magari che non riesci a incastrare quella roba con quell'artista, le vivi molto più sul personale, queste cose qua, e ovviamente mi ero anche sovraccaricato di insicurezza, perché sì. Poi, cioè, io davvero non pensavo andasse così bene il disco, e davvero pensavo che, ok, i nomi grossi possono fare da volano, ma non è detto che poi no, quel pezzo esatto. Che uno si ascolta una volta perché c'è l'artista famoso, poi se lo voglia anche riascoltare. Quindi non era assolutamente scritto nella pietra che potesse andare bene una roba del genere. Io, appunto, ero molto carico di insicurezza, quindi quest'ultimo, cioè l'ultimo periodo soprattutto che cercavo di chiudere, poi c'è stata la pandemia di mezzo, io pensavo vai, mica, nessuno ha un cazzo da fare, saranno tutti chiusi in casa a fare 10 dischi, mica mi cacciano 2 strofe in un attimo, no, non scriveva nessuno, erano tutti in depressione, sì, io invece ho continuato a fare musica di brutto, e, anzi quello che mi ha fatto proprio rimanere molto, molto sano, e quindi... Cioè, comunque è stato un anno difficile in cui costruire poi gli ultimi pezzettini del disco. E quindi, insomma, penso è stato molto difficile. Poi dopo, a un certo punto, mi sono molto sbloccato quando ho un po' accettato che stavo facendo un disco che fosse veramente mia immagine e somiglianza. E ho detto, sai che c'è? Cioè,
chi se ne frega se va bene o se va male, cioè l'importante è che tu lo stia facendo perché è quello che, cioè, è così che ti vuoi presentare al mondo, sì. Questa è la tua visione, se non va bene, amen, ne fai un altro, sì. Basta. Cioè, però sono cose talmente elementari quando ne parli, ma da metabolizzare internamente, sì, è difficile, sì. E quindi ho avuto veramente momenti... Cosa vi ha insegnato il successo del vostro disco? A un certo punto, cosa vi ha insegnato a livello pratico? Che ne possiamo fare altri. Sì, sì, sì. Nel senso, sì, anch'io quando ho fatto Mattoni, vabbè, tu lo sai, no? Lo so. Ci sentiamo spesso, comunque molto insicuro. Comunque siamo anche figli di questo mercato che va velocissimo, questa rincorsa ai numeri. Io anche voglio fare i numeri, insomma, a me piace vendere dischi, perché mi permette di farne altri sempre come voglio io. E poter decidere di andare a... Ti dà un potere, comunque. Sì, un potere che comunque io poi sfrutto, capito, cioè sempre con la mia gente. Sì. E comunque non è che scoatto a un certo punto e dico... cioè voglio sempre... Io voglio fare dei dischi rap. Cioè il mio prossimo disco sarà un disco rap. Un bellissimo disco rap. Sì. E per cui mi ha insegnato a... Lui è molto più... Io, cioè, se fossi Mace, cioè, se avessi la tranquillità di Mace, farei molto di più. Io, cioè, durante... Ho sofferto tantissimo Mattoni, ho sofferto il counter, gli streaming, la top 50, la gente che... Poi non avendo quell'aggeggio o lo Spotify for Artist, avevo solo messaggi. Sto andando da Dio, sei entrato, sei uscito, hai fatto... Alla fine sono rimaste anche dei pezzi, dopo un anno e mezzo comunque, sì, che performano ancora, la gente ti scopre. Io voglio fare solo altri dischi. Quando eravate più giovani, più piccoli, no? Avete sperato che un giorno in Italia il rap potesse in qualche modo riuscire a conquistare le classifiche, passare in radio, relativamente, e a generare un po' di grano, eccetera, eccetera, no? Voi immaginavate questo periodo? Cioè, ve lo immaginavate così, questo periodo? Però calcolo, noi siamo stati piccoli quando il rap in radio ci andava davvero. Articolo, okay, 21, sotto, sì, cioè, comunque ci sono stati dei dischi che andavano in radio davvero senza... cioè, non so come dire. E il ritorno del rap ve lo immaginavate così oppure in maniera diversa? No, non credevo che funzionasse, che potesse avere questa... Ma perché non abbiamo mai avuto il background dei paesi dove il rap è sempre stato gigantesco, capito? Già banalmente, cioè, avere pochissima integrazione razziale rispetto a Francia, Inghilterra, sì, Stati Germania, Uniti... Sì, sì. Cioè, già quello per me era un fattore... lo vedevo e dicevo, vabbè, ma da noi non potrà mai funzionare così come là, perché già manca questo tipo di humus sociale. Sì. Ma tra l'altro forse da ragazzino, non so neanche se da ragazzino veramente l'avrei... Perché da ragazzino ho una testa di cazzo come tutti i ragazzini e quindi... cioè noi che ascoltavamo rap eravamo un po' integralisti e un, sì, po' ci stava sul cazzo se il nostro compagno di banco, sì, ascoltava, no, vabbè, questa era rap anche questa lui. Questa è la mia storia anche. Cioè. E quindi dici, oh mica mi piace, veniva e dice, oh mi piace Aspettando il sole di Neffa. Mezzo rosicato. E tu dici, cioè, tipo, tu non devi ascoltare questa roba, questa roba è mia, tu non capisci un cazzo di musica, io ascolto Neffa, non tu. E cioè ovviamente se i ragazzi, il rap era permeato da un integralismo di fondo che dovevamo... doveva essere solo per noi e qualsiasi tentativo di spiraglio di apertura era mega iterato, bullizzato. Sì, certo, certo. E quindi forse quando ero ragazzino non solo non avrei mai previsto che succedesse questo, ma forse manco lo volevo. Però nella mia confusione poi andavo a Parigi, vedevo i mixtape di, sì, Cat Killer. Sì, incredibile. Con il poster di un mixtape di Cat Killer in metropolitana. Sì. Dicevo, tipo locandina di un film, già, sì, tutto. Dicevo, com'è possibile? Cioè, tipo, siamo i vicini. Vabbè, e da noi non si parla neanche, perché poi c'è stato un periodo che di rap non si parlava da nessuna parte. Quando è uscito la Creme, sì, non esisteva un pezzo rap in radio, non esisteva un pezzo. No, la grande depressione lì comunque. Sì, totale. Grande depressione. E poi, sì, appunto, cioè, andavi in appunto, non dico a New York, andavi a Parigi. Avevo andavi... visto comunque a Francia già fottevano con gli Stati Uniti, sì, che sì, il Sons of Man del disco di quello, NTM con. Sì. Super Saiyan Crew, anche gli IM, sì, sì. Le Cold Do Me God of Jam, bellissimo, bellissimo. Wow. Petit Frère, ancora una hit totale. Sì, no, io quella cosa che dell'integralismo, poi io sono più piccolo di voi, però io ho odiato Fibra ai primi anni per questo. Quando Fibra riuscì ad avere quell'exploit successo, era troppo commerciale. Lo odiai perché i miei compagni iniziavano a pronunciare bene il suo nome, a dire, e dicevo, cazzo, ma sta roba è mia. E non so, il successo che abbiamo avuto negli ultimi anni non me lo sarei immaginato così.
E non so, la cosa che a me dispiace di più di tutte è il fatto che qui ancora però i dischi rap non vengono apprezzati del tutto. Ho sempre questa sensazione. Siccome ma del tutto? In che senso? A livello di numeri o da tutti? Cioè, cosa ti manca? È come la sensazione che il pubblico, forse perché sono dei ragazzini la maggior parte, non apprezzi il rap al 100%. Se tu paragoni le classifiche italiane a quelle tedesche, che parlavamo prima, francesi. Sì. La percentuale dei brani che funzionano di più non sono brani rap. Sono brani che comunque hanno delle sonorità reggaeton, latineggianti, eccetera, eccetera. E invece all'estero, in Francia, in Germania, in Inghilterra un po' meno. Okay. C'è comunque una matrice, il rap è molto più presente in classifica. Ma vabbè, allora, aspetta. Diciamo che a me sembra di vedere invece che il rap sia stato il genere più venduto negli ultimi anni in Italia. Però no, ovviamente si è dovuto rendere molto melodico. Se tu parli rap vuol dire che non ci deve essere melodia o deve essere il rap di una volta. Allora sì, il rap così non ha mai funzionato troppo in Italia. E però Fast Life più di Guè comunque c'è. Sì, è andato molto bene, sì. Non so. Però comunque sei dovuto, cioè in Italia per funzionare quella roba, cioè l'esplosione il che è arrivata. Il rap lo devi sapere anche fare comunque. Cioè, parliamo di sta cosa qui, perché comunque quasi... E in Italia lo sanno fare? In Italia lo sanno fare, in Italia in lo tanti. Sanno fare. Non lo so, cioè io so che, cioè, mi capita di... Cioè, Geolier è uno che rap lo sa fare benissimo. Non so, Noize per assurdo, rappa di Cristo. Gue Pequeno è bravissimo, Luque è bravissimo, Jamie Dice sa rappare. So come dire, cioè, Taxi sa anche rappare. Devi saperlo far bene. Sì. E il rap non puoi... Cioè, non lo so, cioè, viviamo anche in una società dove, come dicevamo prima, sta roba va così veloce che la gente magari prende spunto dall'Inghilterra, prende spunto da lì, rimescola due cose, magari va in classifica o sparisce dopo un mese o dopo due. Quelli che stanno per rappare ci sono ancora tutti, eh. Sì. Vi faccio vedere l'ultimo film, poi vi faccio le ultime domande, go go, pronto a rispondere. Oggi ti sei divertito, eh? Oggi mi sono divertito tantissimo. Ehi! Ehi, Linda! Vieni qui! Vieni fuori! Mi piacerebbe sapere com'è Tokyo da lassù. A me no. Perché no? Avrei paura. Paura di che? Di morire, penso. Di precipitare nel vuoto. Dicono che voli quando muori. Fa un cazzo di freddo. Ah, guarda che libro mi ha dato Alex. È tipo la Bibbia tibetana. Alex chi, il tossico? Parla di quello che succede dopo la morte. Guarda. Quindi ora sei diventato buddista, eh? No. Sono tutti la stessa roba, i cattolici del cazzo, gli ebrei. Sono soltanto sette che cercano di mettere le mani sui tuoi soldi. Alex ti farà diventare un tossico e poi ti farà diventare un buddista del cazzo. No, è solo un amico e io non voglio diventare buddista. Alex è un tossico del cazzo e non è tuo amico. E dai. Non è tuo amico. Ehi, ci vediamo dopo. Sì, ci vediamo. Mace, com'è cambiato negli anni il tuo rapporto con le droghe? Si è reso più consapevole. Diciamo che penso di aver provato un po' di tutto, insomma. Sono davvero finito. È un argomento molto spinoso da trattare. Okay, no, in generale, io sono... Il mio rapporto migliore ce l'ho con la psichedelia. Quindi con i funghi, con l'LSD, con... E sono fonte di ispirazione? Sono fonte di grande ispirazione, ma prima di tutto umana. Nel senso che non è che io uso queste sostanze e poi mi metto a scrivere musica. Non è mai capitato, mai è successo? No, ma perché non ti ricordi... Ok. Cioè, se stai... Cioè, non ti ricordi neanche più come si fa quella roba lì. È proprio... accedi a degli stati alterati di coscienza dove...
proprio i tuoi pensieri, le tue visioni del mondo si spostano ad un altro piano. Ed è una cosa che dovremmo fare tutti per te. Esperienze che dovremmo fare. A me piacerebbe un mondo dove tutti potessero provarlo supervisionati. Oh. Però sarebbe, secondo me, un mondo migliore. Però sono esperienze che vanno, dico supervisionati perché comunque vanno affrontate con una certa consapevolezza, una certa sì. preparazione e con molta tranquillità. Sì. Quindi non puoi approcciarlo spaventato. Quindi veramente se esistessero dei posti dove, come, cioè, un po' come facevano agli inizi, quando un po' esploso l'utilizzo di LSD, io non dico, cioè, non dico un utilizzo indiscriminato, vai tutti, li compri in tabaccheria, però dei posti dove viene supervisionato, sai che sei in buone mani e vieni seguito, secondo me sono esperienze mega trasformative, molto trasformative, che cambiano davvero la maniera in cui tu ti rapporti con te stesso, con gli altri e con il mondo. E quindi per me sarebbe una figata se tutti lo provassero. Sì. Assolutamente. Come è cambiato il tuo rapporto con le droghe negli anni? Boh, come tutte le persone curiose, anch'io ci sono entrato. Poi ne sono uscito, mi sono dato la pizza e lo champagne. Però io non ho mai fottuto con sta roba qua. Cioè, proprio sono molto interessato a... Cioè, mi piacerebbe... Non farlo, forse perché ho paura. In verità non ho delle basi solide, però mi intriga molto. C'è molta paura attorno a questo tipo di sostanze, e perché c'è anche tanta disinformazione. Quindi in realtà mi piacerebbe si aprissero più dibattiti, come stanno succedendo in altre parti del mondo. Comunque stanno iniziando a depenalizzare certe sostanze in altri paesi, e la ricerca su anche gli effetti, cioè sugli effetti benefici che possono avere queste sostanze, sta rifiorendo negli ultimi, ormai, vedete, negli ultimi anni. Vedete, anche tipo megamite, comunque, non so. Io sì, credo di aver, però poi... Di saperla gestire anche bene, no? Certo, però io credo anche che, fatto con le persone giuste, nella natura, in un posto meraviglioso che già ti mette addosso pace, a meno che tu non abbia già dei gravi problemi, io penso che possano solo scaturire esperienze positive. Per me è sempre stato così, tutte le persone che l'hanno fatto in maniera intelligente, non, come dico sempre, ti pigli i funghetti ad Amsterdam, una città che non conosci, pieno di sconosciuti, certo, che devi stare attento alle macchine. Cioè, tu di base devi provare queste cose, uno sapendo cosa stai andando a prendere. Perché comunque sono sostanze che sono state usate per millenni dagli esseri umani per mettersi in contatto con il divino. Sì. Ora, quello che è il divino per te lo sai solo tu, non esiste una risposta univoca, però sicuramente tipo a metterti in contatto con ciò che è altro, ciò che non vedi. E cos'è il divino per te? Bella domanda, Anto, non so cos'è il divino. Io credo che siamo tutti collegati, come se fossimo tutti cellule dello stesso grande organismo. Quindi per me il divino è una sorta di, probabilmente, di intelligenza e di coscienza comune, suprema, che è molto diversa dal Dio cristiano, ma probabilmente ne condivide l'origine. Sì. Quindi una sorta di grande coscienza che ci unisca tutti, e le coscienze individuali vanno un po' a confluire in una specie di coscienza collettiva. Che risposte vi date quando un brano non rispetta le vostre aspettative? Avete sbagliato voi o non hanno capito loro? Ha sbagliato la playlist. Sì. Ma no, bro. Perfetta. Nice. Abbiamo. Ma ha già risposto lui. Ma no, non è questo, anche questa roba di la gente non capisce, no? Cioè, una stronzata. Nel senso... Una roba che piace tanto a te, se piace tanto a te, sicuramente piacerà anche ad altri. Okay. Però non è detto che piaccia a tutti o a tantissimi. Cioè, il mio brano preferito del disco, cioè, se proprio dovessi scegliere una pistola puntata, sì, esatto, scegliere uno, è Ayahuasca. Però è chiaro che è un pezzo fuori, folle, ed è uno di quelli che ha meno stream. Ma non è che dico la gente non capisce. Cioè, lo so che è strano, è particolare, ma io ascolto musica veramente... lontana anni luce da ciò che va in classifica. Quindi se io
immaginassi che ayahuasca andasse al numero uno, sarei un pazzo io. Non è che la gente non capisce. Ho dei riferimenti musicali molto diversi, da quelli che dell'utente medio, capito? E quindi certe cose le sai già. Ogni tanto succede che una canzone piace tantissimo a me e piace anche tanto agli altri, ma è veramente un allineamento di pianeti difficile che succeda. Sì. Sei d'accordo? Sì, ci sta. 100%? Cioè, Simo ha messo anche un pezzo strumentale nel disco, cioè, nel senso, uno fa il disco, si deve divertire, il disco è suo, fra 20 anni, quando suo figlio gli dava papà, ma che facevi nel... cioè, ho fatto questo, cioè, non ti devi vergognare di quello che hai fatto, io non, cioè, faccio il disco come dico io. Poi, ok, mi possono considerare la tracklist, l'ordine dei pezzi, dei brani, non è il mio mestiere, io ti ripeto, porto dal disco finito e lo metto sul tavolo. Senza fare nomi, c'è un artista che vi ha deluso in questi anni? Ma musicalmente parlando? Sì, anche umanamente parlando. A me, se posso dire la mia, io sono completamente in conflitto con tutti i miei idoli, tipo 50 Cent, tipo... cioè, ho dovuto defollowarli da Instagram perché postano solo meme e stronzate tutto il giorno. E mi chiedo, ma 50, perché non mi studi a fare un disco che spacca il culo? Sì. Invece di mettere queste cose con le ciccione, gli elefanti... Non capisco neanche io perché non torno in studio. Non lo so, cioè, fida di Snoop Dogg anche, cioè, poi comunque li followo, dopo 3 giorni non ce la faccio più sfollowo di nuovo, no? Sì, loro. Perché 50 non vai in studio? Ma questa è una roba stranissima. Perché non vai in studio? Sta facendo soldi con altro, però è vero. Perché non vai in studio? Ma quella voce lì? Lo so. Cioè. Però chissà quando arrivi a quei livelli che hai, cioè, comunque sai che puoi fare ancora dei dischi della Madonna, ma sai che comunque non arriverai più ai risultati che hai già avuto, ma nel frattempo ne stai avendo così tanti altri. Lo so, proprio ti chiamo West Side del disco e arrivi con una se spacchi tutto. Certo, dai. Comunque ma vai ancora... in studio. Sì, però non lo so, anch'io appunto da fan sicuramente vuoi che ne faccia un altro, però provi a metterti nei panni di uno che... dice, magari non c'è neanche più tutta quella voglia di rimettersi in gioco, perché tanto sa che comunque quello. Sì, ma non fa neanche più ridere quella cosa lì di postare tutto il giorno quella roba. Non lo so lì. Perché non ho mai visto il suo Instagram, però no, cazzo. Ma te lo sconsiglio. No, te lo sconsiglio. Poi va in beef con qualcuno. Ma si diverte. La domanda è: si diverte ad andare in studio? Tu scusa, vero, adesso questa no, te la no, faccio certo, la domanda. Certo, vai. Tu quanti ne hai beccati che vengono in studio da te, ma tu vedi che non. Però non, davvero non si godono di fare quella roba. Io ne ho visti tanti. Tanti? Comunque che magari l'inizio è una cosa, ma poi dopo un po' la pressione, lo status che ti crei, comunque diventa una roba del tipo, cazzo, ma comunque che stiamo facendo il lavoro più bello del mondo, divertiamoci, ed è per questo che molti poi si sono fatti lo studio in casa e ti mandano la roba. No, parliamo anche di questo, perché c'è, nel senso, sì, c'è anche chi ha fatto tanti dischi, però, Simo, cioè, tanti amici nostri hanno fatto una cifra di dischi. Certo. Cioè, io vedo invece giovanissimi sbatta col primo disco. Cioè, siamo a fare il lavoro più bello del mondo, ok, ma già col primo disco. Perché cioè, quando noi abbiamo iniziato non avevamo la minima prospettiva di fare dei numeri, di fare carriera. Cioè, noi comunque il rap era un genere che non funzionava. No, outside, e quindi proprio lo fai solo per la gioia. Invece adesso inizi a fare un genere che è tipo il genere che vende di più. Esatto. E già ti metti mega in competizione. Quanto fa paura questa cosa? Infatti, guarda, felicissimo di aver iniziato in maniera completamente diversa. Perché appunto, se poi sei il ragazzino che lo fa e ha questa, cioè, e va subito in competizione con dei tuoi coetanei, perché poi anche i giovanissimi vendono un sacco di dischi, cioè ti metti già subito in una prospettiva, minchia, devo vendere un botto di dischi. No, un incubo. Però si sente, quella roba. Io gli artisti sbatti, li sento nei loro dischi che sono in sbatti e non si stanno divertendo a fare quel disco. Invece ti devi divertire, cioè devi divertirti, devi godere. Poi non vuol dire, io ti ho detto, ho passato momenti molto difficili, però allo stesso tempo io quando ero lì a scrivere musica o a registrare mi diverto di brutto. Sì. Quello deve esserci per forza. Se no andiamo a lavorare in banca. Cosa sperate che accada col prossimo disco? Cioè, io devo essere contento del mio disco, cioè, non so come dire, cosa accade. Magari va bene e sono contenti anche gli altri, quelli che ci mettono i soldi. Ma io devo essere proprio contento della musica. Cioè, devo essere contento che la gente si emozioni e mi scriva cose assurde. Cioè, io ho ricevuto dei DM assurdi in questi anni. Non so se ti capita anche a te, di gente disperata che magari ha sentito un pezzo e ha trovato in quel pezzo tipo la forza di andare avanti. Sembra una stupidaggine, ma
non è, cioè, voglio che vada bene, eh? Voglio che vada bene come Mattoni, cioè, forse anche di più di Mattoni, perché so che la musica fatta bene vince sempre. Vince cioè, può essere eterno, non so come dire, cioè, io mi ascolto ancora Il Ragazzo d'Oro, cioè, mi ascolto ancora quei dischi. Mace, cosa speri che accada? Che mi porti in posti dove non sono già stato con questo. Ah, ma con questo sei dovuto star fermo. Sì, ma non parlo necessariamente di... Beh, ancora... Chissà. In generale, guarda, io non ho ancora capito come voglio fare il prossimo. Ok. Cioè, ovviamente ce l'ho un'idea, ma so che... Come, dato che cambio idea costantemente... Sì, ma lo devi fare, radicalmente promettilo. Promesso, promesso. Oh. Lo faccio. Ok. Prometto, e sarà anche presto, che okay. non voglio più far passare troppo tempo, a meno che poi il mio essere iper perfezionista non mi faccia capire che devo rifarlo da capo, sì, come è già successo. Però sicuramente voglio che mi porti, non ti dico più in alto, o mi porti in luoghi fisici e mentali diversi da quelli nei quali mi ha portato e mi sta portando Obe. Fico. Quindi un altro tipo di esperienza. Ok, grazie ragazzi, è stata veramente una figata. Vi porto a firmare il Chuck. Wow. Me. Quindi faccio batta sì. Vabbè, che dici? Ti sei divertito? Sì, tanto. No, ma è stata figa, no? Sono contento. Ma allora che domanda sei proprio di a boy boy? Sì, tosta. Adesso mi piace. Io ho chiesto a Jake qual è il senso della vita. Jake comunque è una delle persone più divertenti. Ma che stai scherzando? Ma tu immagina, Don Joe che doveva fare il disco con quei due, che va solo una cosa... Cioè, secondo me sono stati dei momenti assurdi. Sì, sì. Cioè, con quei due che fanno solo battute incredibili poi, sì. Perché anche lui comunque se in giornata sì, è finita, Devi mettere in conto un po' di dolore allo stomaco da ridere se passi la giornata con lui, proprio... Hanno visto quei film 600 volte, tutti quelli di Verdone sanno ogni battuta. Comunque in generale è una cosa assurda. Tutti i rapper di quella generazione hanno il senso, sono tutti che fanno morire, tutti mega simpa. Quelli più giovani ho notato che hanno meno dote comica. Ma quelli nuovi non hanno tempo da perdere, fa. Cioè noi abbiamo cazzeggiato anche tanto. Io me ne andavo al mare tipo due mesi, dicevo vabbè qua non vendo un disco, cioè...